Fa freddo allo Zaccheria, che ospita questo pomeriggio la gara Foggia Virtus Francavilla. Zaccheria che festeggia 95 anni di storia. Ottimo approccio iniziale dei rossoneri di Marchionni, che qui vanno vicini al gol su un traversone dalla destra, e D'Andrea che per un soffio non arriva sulla palla per indirizzarla a rete. Terzo minuto, Foggia già vicino al gol. Con il cronometro andiamo fino al 35esimo, nulla accaduto per i restanti minuti del primo tempo, e c'è il Francavilla al 36esimo con Perez che serve al centro per Vasquez, la sua mezza girata, e Fumagalli para a terra. 37esimo, questa volta è Calombo dalla destra, il suo tiro cross diventa una conclusione a rete che costringe Crispino in angolo. Sembrava quasi un tiro innocuo, invece il portiere del Francavilla si è dovuto rifugiare in angolo. Al 40esimo Francavilla addirittura vicino al vantaggio, un cross dalla destra di Giannotti in area e Perez gira di testa a rete con la palla che va a fare la barba al palo alla destra di Fumagalli. Davvero pericolosa questa occasione degli ospiti, la vedete tra un po' nel replay. Giannotti, vedete il colpo di testa di Perez e la palla che esce davvero di un nulla. Siamo nella ripresa, 48esimo, dopo soli 3 minuti. Ancora Vasquez imbeccato a destra sempre da Perez, la sua conclusione in diagonale costringe Fumagalli alla respinta, poi la difesa del Foggia manda via la palla. 50esimo, è Rocca ad andare via sulla sinistra, il cross al centro dove Curcio nel tentativo di intervenire colpisce involontariamente Crispino che rimane a terra. 51esimo, il momento del gol del vantaggio, un rilancio di Fumagalli, la palla al centro del campo, perde palla un giocatore del Francavilla, parte il Foggia in contropiede, il servizio vedete per Michele Rocca, Michele Rocca che si accentra, porta a spasso due difensori della Virtus Francavilla e fulmina Crispino con un gol davvero di ottima fattura. Bella anche la prova del numero 33 rossonero, che anche oggi è stato il trascinatore del centrocampo della squadra di Marchionni. Qui gli applausi naturalmente dei pochi presenti, ma l'abbraccio dei calciatori in maglia rossonera. Rivedete ancora nel replay il gol di Michele Rocca, ancora vedete come si destreggia in area e fulmina Crispino. 1-0 per il Foggia, che al 57esimo va vicino al raddoppio. Ancora Curcio dal limite para con una respinta Crispino che non trattiene la sfera, e poi la difesa ospite è costretta a mandare via la palla. Qui siamo al 67esimo, Rocca per Curcio che trattiene la sfera, commette fallo in area e il direttore di gara ferma il gioco e comanda un calcio di punizione a favore del Francavilla. Tra un po' andremo al minuto 74 e qui ci sarà il miracolo di Fumagalli che riuscirà praticamente a neutralizzare un colpo di testa di Vasquez. Tra un po' dovremmo vedere l'azione, eccola qui, minuto 74, palla nell'area foggiana, tra un po' ci sarà un cross, eccolo il cross, il colpo di testa di Vasquez e Fumagalli che deve andare a deviare all'incrocio dei pali la conclusione, un miracolo del portiere rossonero. Francavilla vicino al pareggio. All'82esimo è il gol invece degli ospiti, la palla in area non la prende nessuno, è bravo Castorani che quasi da fermo indovina l'angolo alla sinistra di Fumagalli portando i suoi sul pareggio. 1-1, lo vedete ancora Perez al centro, Castorani tutto solo tra quattro maglie rossonere, ha tutto il tempo di stoppare la palla, mirare anche l'angolino e indovinare alla sinistra di Fumagalli dove il portiere rossonero nulla può. Non accadrà più nulla sino al termine della contesa e sulla rimessa in gioco di Crispino al 94esimo il direttore di gara, il signor Luciani di Roma 1, comanderà la fine delle ostilità. Foggia e Francavilla 1-1, un Foggia generoso contro un Francavilla cinico, e alla fine il risultato di parità risulta quello giusto.